L'ufficio speciale ha trasferito circa 1 milione di euro per la questione dei precari. 900 mila euro, quindi insomma un bel gruzzolo rastrellato con riserve del CIPE. Basteranno fino alla fine dell'anno? No, basteranno fino ad agosto. Noi con questa somma proroghiamo tutto il personale dei nidi fino a giugno, cioè fino alla fine dell'anno scolastico, e il resto fino ad agosto. Quindi si tratterà di capire poi se riusciamo a trovare altri risparmi sulla 4013 e altre possibilità di utilizzarli, perché come sapete la legge nazionale ci autorizza ad utilizzarne soltanto 1,5 milioni. Però questi sono gli ultimi, cioè dopo questa la vogliamo definire una sorta di ultima spiaggia, perché dopo questa non sono previsti più trasferimenti, perché Aielli penso che lo abbia fatto per legge questo. Noi quello che è stato fatto perché c'è uno specifico articolo della legge di stabilità che dice che vanno usati i risparmi della 4013 fino a 1,5 milioni per il personale precario. Dopo di questo o si trovano altri risparmi oppure certo non riusciremo più a prorogare i precari, bisognerà ragionare su altri percorsi. Perché ogni volta viene fuori sempre questa utilità dei precari, come dire, il mondo va a rotoli se alla fine non vengono rifatti i contratti, peraltro insomma persone entrate con mezzo piede che ci sono con tutte e due senza nessun tipo di concorso o altro, assessore Leone. Ma noi abbiamo due problemi, uno è quello del sociale degli asili nido che come sapete non è stato ricompreso nel concorsone, e quindi lì noi abbiamo seri problemi ad andare avanti col servizio, che peraltro serve alle famiglie aquilane se noi vogliamo scongiurare lo spopolamento. Noi abbiamo peraltro molte domande inevase sui nidi, e quindi quello è un tema che è rimasto fuori sempre dalla discussione della stabilizzazione dei precari, però è un tema socialmente molto importante. Invece per tutto il resto, per quello che non sono gli asili? Adesso sì, e poi c'è il problema invece di quelli che non sono gli asili e che ora stanno lavorando soprattutto per smaltire l'arretrato. Come voi sapete, la velocità, anche la possibilità di velocizzare i percorsi per la ricostruzione dipende anche dallo smaltimento di tutte le pratiche arretrate. C'è il concorsone, ci sono quelli del concorsone, come mai questa sorta di utilità, quasi come dire succede il finimondo se non ci sono loro? Ma non succede il finimondo, si rallentano i processi. Naturalmente se noi abbiamo più personale riusciamo più velocemente a istruire le pratiche, come si è visto in questi giorni. Noi oggi abbiamo più pratiche istruite che soldi a disposizione, quindi voglio dire, un'utilità c'è sempre e comunque si tratta di capire in quanto tempo vogliamo portare avanti i processi. Certo, è personale che è legato a questo processo, mentre il personale del concorsone è personale a tempo indeterminato, cioè che non è legato solo al processo di ricostruzione, ma che poi verrà in parte destinata al Ministero, come voi sapete, dei trasporti, in parte a sostituire il personale del Comune che va in pensione, quindi verrà riassorbito. Quindi è un personale che ha una prospettiva a tempo indeterminato, e il personale precario riguarda semplicemente la velocizzazione dei tutte le pratiche che riguardano la ricostruzione.